Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Di nuovo ben ritrovati sulle frequenze di Uslo Web Radio. Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, un buon pomeriggio che arriva direttamente dal Palazzo dei Congressi di Rimini, un Palazzo dei Congressi più che mai vivo, più che mai vivace, più che mai attivo per andare direttamente al confronto sul futuro dell'organismo unitario dell'avvocatura. È di questo ciò di cui si parlerà quest'oggi pomeriggio all'interno appunto del Palazzo dei Congressi di Rimini. Ma prima di addentrarci nei lavori del congresso, che nel frattempo è ancora in pausa nonostante l'annuncio della presidenza dell'organizzativa, ritarda dunque anche la ripresa dei lavori, era stata data per le 14:15, siamo in diretta alle 14:24 e prima di entrare nei lavori pomeridiani andiamo a riascoltare un contributo registrato proprio ieri sera al termine di quella che era la sessione pomeridiana della prima giornata del Congresso Nazionale Forense, realizzato con il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Mauro Vaglio. Siamo collegati con l'avvocato Mauro Vaglio, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Buonasera. Buonasera a tutti. Dobbiamo tirare un po' le somme di questa prima giornata che ha dato tantissimi spunti di riflessione. Ebbene, c'è stato tanto da discutere, tanto da valutare. Certo, uno degli argomenti centrali è stato quello dell'eventuale costituzione del nuovo organismo che attui l'articolo 39 della legge professionale, cioè un organismo non più a carattere associativo, pattizio, ma un organismo riconosciuto dalla legge, quindi un'altra istituzione, un'istituzione che deve diventare, come lo vediamo noi presidenti degli ordini che ci siamo più volte incontrati su questo argomento, come un organismo che attui, di attuazione alle delibere congressuali che provengono da quello che è il vero organismo politico dell'avvocatura, il congresso. Congresso composto dai delegati che con questa nuova normativa rimarrebbero in carica per tutti e tre agli anni previsti prima di un nuovo congresso e quindi continuano la loro funzione per tutto questo periodo. Da lì la possibilità anche di convocarli anche ad horas in casi di particolare esigenza, in modo che possano dare l'indicazione a questo nuovo organismo che poi li attuerà. Tra l'altro questa mattina molti interventi riguardavano anche il ruolo istituzionale di rappresentanza politica degli ordini territoriali. Io su questo neanche ci punterei molto il dito. Noi facciamo quello che è necessario per i nostri iscritti e quando lavori per gli iscritti fai attività politica attraverso l'istituzione, quindi non è quello il punto centrale. Il punto centrale è che questo organismo deve avere l'autorevolezza necessaria e per avere l'autorevolezza è necessario anche che partecipi anche una componente istituzionale degli ordini all'interno di questo organismo. Quale rapporto c'è tra l'autorevolezza e l'autonomia patrimoniale invece del nuovo organismo che si deve andare a formare? Beh, sicuramente con la normativa prevista ci sarà un'autonomia patrimoniale differente da prima. Prima erano gli ordini che versavano all'organismo su base pattizia, come dicevamo prima, quindi nel momento in cui un ordine non voleva più versare, l'organismo unitario rimaneva senza più fondi, come è successo negli ultimi anni. Devo dire che noi a Roma abbiamo versato quest'ultimo anno 100.000 euro quasi e senza quelli probabilmente non saremmo arrivati neanche a fine del mandato. La maggior parte degli ordini non sta versando.
con il nuovo organismo il passaggio di denaro avviene tramite il Consiglio Nazionale Forense in modo automatico, quindi non c'è nessuna ingerenza del Consiglio Nazionale Forense. Gli ordini verseranno insieme al contributo che normalmente è dovuto per tutti gli iscritti, verseranno anche questa parte che sarà postata su un conto autonomo, totalmente autonomo, e sarà girato all'organismo in modo che possa funzionare. Domani entriamo nel vivo del congresso. Quali previsioni per il voto? Ottimistiche, poi siamo 950 circa votanti delegati, quindi non si può fare un calcolo preciso sui numeri. Certo, la sensazione è positiva perché abbiamo appunto tutti gli ordini preso questo indirizzo e siamo arrivati a un compromesso, perché poi le cose migliori nascono proprio dall'incontro delle volontà e dalle mediazioni che si fanno. Ritengo, ecco, questo lo dico a livello personale, che abbiamo raggiunto la migliore possibilità di normativa che potessimo avere. Si è discusso anche delle modifiche regolamentari di questa notte. Su questo punto facciamo un po' di chiarezza per gli ascoltatori che magari non hanno seguito tutte le dinamiche. Guarda, è una cosa complicatissima spiegarlo. Cioè, c'è il congresso che, secondo la nuova normativa, delibera autonomamente le proprie regole. Ancora non le ha deliberate perché il precedente congresso di Venezia si è svolto in modo totalmente differente e quindi non si è arrivati ad avere una nuova regolamentazione del congresso. Ed è rimasto il regolamento congressuale dell'OWA. L'OWA ieri ha deciso di modificarlo e inserire un punto che mi sembra riguardasse la votazione delle mozioni articolo per articolo, che ha l'unico scopo di non far arrivare alla fine la votazione, perché 900 persone, per tenerle ore e ore tutte insieme ci vuole neanche le manette, ci sono sufficienti. Quindi il prolungare nel tempo le votazioni ha lo scopo di mantenere quello che ormai è superato, cioè l'organismo unitario dell'avvocatura, che oggi ha definitivamente sancito la sua morte, con le parole del presidente Casiello che ha attaccato gli ordini, ha dimostrato un assio che poi è ingiustificato nei confronti delle istituzioni. E superato questo significa voler ritornare al passato, non andare avanti. Noi vogliamo avere il futuro per l'avvocatura. Si dice tanto che l'avvocato ormai non deve rimanere ancorato al passato. Era bello forse quando stavamo a studio e i clienti ci venivano, oggi è cambiato tutto. Ed deve cambiare anche la rappresentanza. La rappresentanza è sicuramente uno degli elementi che permettono di portare avanti le richieste dell'avvocatura. Oggi ho fatto un esempio che riguarda una cosa che succede tutti i giorni ma nessuno ci fa caso. Quando andiamo in aereo, nelle istruzioni iniziali, le assistenti di volo ci dicono che quando ci fosse bisogno di indossare le maschere per l'ossigeno e si hanno vicino dei bambini, prima deve essere l'adulto a indossare le maschere per poi salvare la vita al bambino, perché se l'adulto non riesce più a respirare, il bambino non arriverà mai a prendere la maschera e a tirarla giù. Ecco, oggi siamo in questa situazione. L'avvocatura ha tante cose da fare, la tutela dei diritti, la funzione sociale, e quello deve fare nei confronti del bambino, del proprio cliente, dell'assistito. Ma se non trova l'ossigeno per sé, e l'ossigeno è l'equo compenso, è un nuovo organismo che la tutela si viene a creare. Quindi non più OWA, ma un nuovo organismo con un nuovo nome. Io la ringrazio, l'invito per domani, anche per spiegare ai nostri ascoltatori tutti gli interventi, i lavori, e cercare di capire insomma quale futuro abbiamo per l'avvocatura. YouSlow Web Radio 331 3097 852, www.webradioyouslaw.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni. E sono le 14:32 minuti e 30 secondi e siamo nuovamente in diretta
sulle frequenze di USLO Web Radio dal Palazzo dei Congressi di Rimini, mentre la sala delle conferenze va riempendosi, è il momento di dare alcuni aggiornamenti in diretta con le news, le ultime ore. Ebbene, la prima ultima ora che si può scorgere, battuta ormai da tutte le agenzie, è l'assegnazione del premio Nobel per la pace conferito a Juan Manuel Santos, il colombiano che ha ricevuto quest'oggi questo premio, che ha consacrato la sua parabola da, come era stato definito, falco a finalmente colomba. È l'ex ministro della difesa colombiana che a suo tempo lanciò un'offensiva senza precedenti contro le FARC, arrivando a portare un raid non autorizzato in Ecuador. Diventato presidente, si è giocato tutto per avviare nel 2012 i negoziati di pace che hanno poi portato allo storico accordo per mettere fine alla guerra civile, che in oltre 50 anni ha provocato oltre di 260.000 morti sulle strade colombiane. Ebbene, questo è il nuovo premio Nobel per la pace, ma proprio questa mattina i lavori del Congresso Nazionale Forense si sono aperti con le parole di un altro Nobel della pace, quella Sid Abdelaziz, il tunisino, l'avvocato tunisino che ricevette il premio proprio nel 2015. Allora andiamo a risentire un passaggio dell'intervento del premio Nobel 2015, l'avvocato tunisino Sid Abdelaziz. Sid Abdelaziz, premio Nobel per la pace 2015, qui con noi. Perché Sid? Ecco, io sono stato invitato dai colleghi dell'OA per parlare un po' della storia del ruolo svolto degli avvocati tunisini nella rivoluzione e anche dopo, che sono stati loro la vera locomotiva del cambiamento, della transizione democratica, e anche per lanciare un'idea, una iniziativa, perché da noi c'è stato un attentato gravissimo, che un pazzo ha ucciso una quarantina di turisti sulla spiaggia. Allora quell'albergo lì si chiama Albergo Imperial, e da quell'attentato non ha più ricevuto nessun cliente, quindi è chiuso oramai. E allora abbiamo deciso di portare almeno 300 avvocati italiani più 300 avvocati tunisini per riaprire quell'albergo, per dire alla simbolica, il messaggio è: i terroristi hanno la cultura della morte e della chiusura, noi invece abbiamo la cultura della vita e dell'apertura. Quindi sarà una cosa molto bella, molto simbolica. Grazie. USLO Web Radio, la voce dell'avvocatura. 14:35 minuti e siamo nuovamente collegati in diretta per quella che è la seconda giornata del Congresso Nazionale Forense numero 33 della storia degli avvocati. E prima di collegarci in diretta con la sala delle conferenze, che si va riempiendo proprio in questi istanti, andiamo a sentire un altro contributo raccolto questa volta dal nostro Andrea Pontecorvo. Michele Draghetti, Foro di Bologna, con il quale vorremmo un attimino riflettere su 4 anni di OWA, delegato OWA proprio del tuo foro. Grazie innanzitutto per essere presente su USLO Web Radio. Grazie a voi per l'opportunità. L'esperienza è molto interessante, si fa politica forense in modo libero e indipendente dalle istituzioni, e quindi chiedo a tutti gli avvocati oggi pomeriggio che sono chiamati a votare di ritenere l'indipendenza e l'autonomia un valore da difendere. Noi dell'OWA possiamo aver fatto bene o male, questo non spetta a noi di assegnarci dei premi o delle contestazioni, ma sicuramente ci abbiamo messo passione e abbiamo cercato di difendere gli interessi dell'avvocatura. Speriamo che l'organismo, se uscirà da questo nuovo, da questo congresso, l'organismo nuovo sia capace di fare altrettanto. Soprattutto se gli viene garantita, secondo me, la rappresentanza territoriale e l'autonomia finanziaria. Temi di rappresentanza, autonomia finanziaria, ma anche di trasparenza nelle scelte. Sono ritornati da una parte e dall'altra, l'abbiamo ascoltato durante tutta la mattinata. Trasparenza di questi 4 anni anche nella tua veste di delegato. Ma direi che abbiamo cercato di avere trasparenza. È partita
la mail a tutti gli iscritti degli albi con i comunicati della OA e con l'esito delle assemblee. E consideriamo sempre che la politica richiede denaro e anche la trasparenza richiede denaro, perché la trasparenza richiede comunicazione. Quindi gli ordini che decidevano di non pagare l'OA in realtà ne limitavano la funzione, e oggi mi sembra abbastanza pericoloso contestare un'eventuale mancanza di comunicazione e trasparenza, perché è dovuta anche, probabilmente per nostri limiti, ma anche per la mancanza dei mezzi che non venivano versati con i pretesti più vari. Michele Draghetti, l'ultima domanda, perché hai toccato, dopo la trasparenza, anche il tema della comunicazione. Comunicazione in radio e non solo. Se ne fa un gran parlare, è mancata in questo periodo o come si deve sviluppare anche in futuro? Allora, il mondo corre, quindi ho apprezzato molto la vostra idea e consiglio a tutti i colleghi di seguirvi. Perché è inutile puntare sulla carta stampata, bisogna puntare sui new media, bisogna cercare punti di ascolto, di diffusione del pensiero che siano al passo con i tempi. Le battaglie di retroguardia in un mondo che corre, se mi concedi un secondo, la riflessione è: l'Unione Europea condanna le grandi major del mondo virtuale a pagare imposte, e il presidente dell'Irlanda dice: io queste imposte non le esigerò mai, perché è un problema di occupazione. E allora poniamoci il problema. La domanda è: se vogliamo essere presenti e visibili, dove dobbiamo essere? Dobbiamo essere online costantemente, aggiornare i colleghi e farci sentire presenti e rispondere alle sollecitazioni. Michele Draghetti, Foro di Bologna, grazie per essere stato con noi su YouSlow Web Radio. Grazie a voi e buon lavoro. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouflow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Quadra, la soluzione gestionale in cloud per il processo telematico. A consumo o in abbonamento. Consultazione PolisWeb. Procedura semplificata del deposito telematico. Notifiche PEC. Pagamenti telematici. Area penale. Tutto in un unico ambiente. Visita il sito www.accessogiustizia.it. Per l'assistenza dedicata, chiama il numero 06 45 47 581. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo, da quasi 40 anni, lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. YouSlow Web Radio, powered by infordata.net. Visit the website www.infordata.net. Infordata, your technology partner. La radio che non ti giudica, con telefonate in diretta. Alle 14.42 torniamo in diretta dal Palazzo Congressi di Rimini per la seconda giornata del Congresso Nazionale Forense, una sessione pomeridiana che si annuncia davvero, davvero interessante, quella che si aprirà tra pochissimi minuti. Vediamo già tutti i relatori pronti a dare la parola al primo intervento, infatti riprenderanno i lavori proprio con gli interventi. Ci saranno interventi dedicati all'illustrazione e alla discussione
discussione delle mozioni statutarie e da qui poi si procederà verso fino alla votazione di queste mozioni ed eventualmente alla elezione dei delegati dell'organismo unitario dell'avvocatura. Abbiamo qui con noi Domenico Monterisi, voce conosciuta, voce amica di USLO Web Radio. Perché si procederà solo eventualmente alla votazione dei delegati della OUA? La ragione di questo è evidentemente dall'eventuale approvazione della mozione Paparo, che sostanzialmente introdurrà un nuovo organismo, quindi non quello più l'OUA, ma sarà un nuovo organismo eletto su base distrettuale, quindi i voti andranno raccolti nei singoli distretti e quindi non più all'interno del congresso, anche se a votare saranno sempre i delegati. Dunque Domenico, un programma, quello di oggi pomeriggio, che si scriverà in divenire? È un programma che si scriverà in divenire perché, come abbiamo ricordato stamattina, c'è un libro di mozioni, sono 150 pagine, la maggior parte delle quali però sono dei veri e propri emendamenti. Allora, da quello che mi è parso di capire, si voteranno prima le due mozioni, diciamo così, quelle complete, che prevedono un nuovo statuto. E credo che l'ordine sia quello di votare prima la bozza, cioè la mozione Agorà Paparo, e poi a seguire, se non dovesse essere stata approvata la prima, quella presentata dal Movimento Forense. Poi non so veramente con quale modalità, perché questo è un grosso dubbio, credo che anche su questo le varie commissioni al lavoro si stanno scervellando, si passerebbe a votare gli emendamenti che sembrerebbero emendamenti proprio che riguardano la mozione Paparo, anche se una volta votata in un senso o nell'altro non avrebbe molto senso votare gli emendamenti, però questo lo scopriremo vivendo, perché obiettivamente la situazione è abbastanza problematica. Appunto, abbiamo raccolto fin da questa mattina, fin da ieri, ma soprattutto questa mattina dopo le prese di posizione che c'erano state nel corso di lavori di ieri, abbiamo raccolto tante impressioni, abbiamo cercato di capire quella che era l'aria che tirava. C'è questa volontà di cambiamento, c'è la volontà di passare a un nuovo organismo, ma c'è anche... Ma devo dire che oggi, forse più di ieri, ho ascoltato con abbastanza attenzione gli interventi dalla sala. È parso evidente che i presidenti delle unioni, i presidenti degli ordini abbiano difeso questa nuova idea di rappresentanza. Tra l'altro, malgrado nel preambolo, malgrado nel corpo dello statuto si puntualizzi molto la necessità di un organo soltanto esecutivo del congresso, tutti quanti hanno parlato di rappresentanza politica, quindi sotto questo aspetto non ci dovrebbe essere una grande novità rispetto al passato. Viceversa, da parte di molte associazioni, con toni differenti, con qualcuno che è stato più ondivago e qualcuno più diretto, invece le perplessità sono sembrate maggiori. Il mondo associazionistico, a mio avviso, resta molto relegato rispetto alla previsione congressuale, pur essendo stato abbastanza rappresentato nella parte iniziale, appunto nel preambolo, poi invece si va perdendo la funzione delle associazioni in congresso. Per qualcuno, penso ad AIGA, parafrasando un po' il discorso di Michele Vaira, il suo presidente, forse è un bene, perché Vaira pensa che il congresso sia un momento di sintesi e che l'attività delle associazioni non debba essere condizionata dalla presenza di un organismo unitario. Invece ci sono state altre associazioni, che da Movimento Forense a l'UIF, che hanno manifestato in maniera più aperta la loro contraddizione. E allora, tornando proprio a quello che dicevamo prima, parlavamo di come si svilupperanno i lavori mentre sono quasi pronti per iniziare, andiamo a risentire l'intervista che abbiamo mandato proprio in chiusura della sessione mattutina, raccolta da Elia Barbuiani, un'intervista fatta all'avvocato Antonio Giorgino, che è il presidente della Commissione Verifica Poteri, che ci spiega proprio come si procederà nel pomeriggio.
Siamo collegati con l'avvocato Antonio Giorgino, presidente della Commissione Verifica Poteri, e siamo qui proprio nelle stanze, diciamo, del cuore tecnico di questo congresso, dove alla fine tutto si compie. Allora, l'avvocato Giorgino è così gentile da spiegare a tutti i nostri ascoltatori il funzionamento delle tre commissioni. E quali sono queste commissioni innanzitutto? Innanzitutto la Commissione Verifica Poteri è una delle tre commissioni che viene nominata prima ancora che abbia l'inizio dello svolgimento dei lavori congressuali. Perché questa nomina breve? Perché ha una competenza particolare. Innanzitutto, ecco, si occupa dei reclami avverso i risultati della elezione dei delegati da parte degli ordini. Quindi è un compito che deve assolvere prima ancora che il congresso si insedia. Poi altro compito è quello di verificare la ritualità delle mozioni, di qualunque natura esse siano, sia di riforme statutarie, sia che politiche o raccomandazioni. Nel senso che innanzitutto deve controllare che il deposito di questi atti avvengano nell'orario e nel giorno stabilito dall'ufficio di presidenza, e in aggiunta a questa formalità deve controllare che ogni mozione o raccomandazione statutaria o politica sia corredata dalla sottoscrizione di 50 delegati, ripeto delegati, per cui deve verificare l'iscrizione di questi delegati nell'elenco di poi degli aventi diritti al voto. Perché diciamo ai nostri ascoltatori che il lavoro del congresso non è solo nella sala plenaria dove si compiono gli interventi anche molto accesi, ma c'è tutto un lavoro nei vari corridoi del congresso, anche davanti magari a un caffè o davanti insomma in queste stanze, dove i candidati tra di loro, i delegati, chiedo scusa, tra di loro cercano di raccogliere tutte le firme necessarie. Nel caso in cui le firme non siano sufficienti, ci sono stati dei problemi in questi giorni? Ecco, nel caso in cui una mozione abbia dei difetti sotto il profilo formale, noi lo segnaliamo alla commissione rispettiva, sia delle riforme statutarie che di quelle dell'esame delle mozioni politiche. E sono invece queste appunto altre due commissioni. Quali sono brevemente i ruoli di questa commissione statuto e della commissione mozioni politiche? La commissione statuto verifica se la mozione contiene delle norme che vanno a modificare quelle statutarie attuali, non so se quindi la compatibilità o meno. E la commissione questioni politiche è quella che vede se la mozione ha questi obiettivi di cambiare la politica forense, per cui molto spesso, per esempio, noi abbiamo un numero piuttosto esorbitante di mozioni politiche che poi proprio da questa commissione possono essere riunite e fatte poi proprie, anziché diventare 60 ne diventano 2 o 3, perché hanno momenti nel loro contenuto di affinità con altre mozioni. Oggi abbiamo visto insomma arrivare molti avvocati molto concitati, portare i faldoni, le firme e tutto quanto. Il lavoro delle commissioni quando si conclude? Ecco, oggi per esempio noi ieri entro le ore 15 era il termine ultimo per il deposito delle mozioni di riforma statutaria, mentre oggi alle ore 17 scade il termine per il deposito delle mozioni politiche o raccomandazioni. La raccomandazione non è una mozione, ma è una segnalazione all'ufficio di presidenza di tener conto a conclusione del congresso quelli che possono essere degli argomenti eventualmente su cui tornare con maggiore incisività, con maggiore completezza. Presidente, io le ringrazio moltissimo, sono sicuro che la sua spiegazione aiuterà moltissimo i nostri ascoltatori da casa a capire le logiche di questo congresso, insomma, che è veramente una macchina complicata. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. E dunque, anche grazie al contributo audio inviatoci dal nostro collaboratore Elia Barbuiani, siamo riusciti ad entrare di più nella
macchina di questo congresso nazionale forense, un congresso nazionale forense che si va ricomponendo. Le operazioni sono un po' più lunghe del previsto perché ogni delegato sta raccogliendo il telecomando che servirà poi per esprimere il voto. Domenico, spieghiamo anche questa parte, perché chi è da casa giustamente può non essere aggiornato. Non si voterà né per alzata di mano, no, né con schede. Ormai da qualche congresso a questa parte si vota con i telecomandi, e ogni volta è un problema capire se i telecomandi funzionino o meno. Ricordo che all'ultimo congresso di Venezia c'è stata una buona mezz'ora di panico perché non funzionavano tutti i telecomandi, i voti che uscivano dalle prove erano sempre differenti. Speriamo che oggi questo problema sia risolto. E dunque prima di ogni votazione ci sarà proprio una prova. Esattamente, ovviamente sì, per attestare che i presenti e verificare. Tra l'altro un altro problema che si verificò a Venezia è che proprio le lungaggini che determinarono i problemi tecnici portarono all'inizio dei lavori, determinò una piccola fuga di delegati che poi mancarono all'appello circa 100 voti, perché la gente evidentemente preferì lo shopping o qualche altra iniziativa che una città come Venezia può offrire. Beh, diciamo che da Venezia qualche anno è passato, gli avvocati sono sicuramente diventati molto più telematici. Speriamo che anche la tecnologia abbia fatto dei passi avanti. Ah, speriamo sì. Che non ci siano ulteriori ritardi. Allora io direi, visto che stiamo aspettando la ripresa dei lavori, di fare un passo indietro. Torniamo a ieri, torniamo a quello che è stato l'inizio di questo congresso, le premesse che hanno portato poi a quello che andremo a affrontare quest'oggi. Andiamo ad ascoltare un minuto, giusto un minuto, di Mascherin, presidente del CNF, poi lo commentiamo insieme. Gli ordini suppliscono, tante volte qualche magistrato ha chiesto l'intervento dell'avvocatura a sostegno delle problemi tecnici, materiale, mancanza di materiale tecnico. Gli ordini suppliscono in maniera davvero forte, abbiamo letto anche articoli non molto tempo fa di milioni di euro che qualche ordine emette. Gli ordini sono quelli a cui i colleghi si rivolgono per qualsiasi esigenza. Quanti presidenti di ordine ricevono colleghi che non hanno lavoro, che si lamentano, che chiedono aiuto? Ma dall'ordine si va se c'è un problema con magistrato, come se c'è un problema con l'ufficiale e giudiziario, come se c'è un problema di spostamento di una sede. Gli ordini fanno politica istituzionale e sul territorio. Gli ordini sono il riferimento, gli ordini sono il grande obiettivo di chi vuol far saltare il sistema dell'avvocatura. Chi vuol far saltare gli ordini vuol far saltare il sistema dell'avvocatura, e finché i nemici sono fuori dall'avvocatura passi, questo è scontato. Ma non si commetta l'errore da parte di qualche componente dell'avvocatura di pensare che attaccando le istituzioni di ottenere chissà quale consenso interno alla base, non lo so se così lo otterrà, ma comunque non durerà molto. Ma quel che è certo è in questa maniera si allea con i nemici dell'avvocatura. E dunque torniamo in studio, torniamo in diretta, sono le 14.55 e i lavori del Congresso Nazionale Forense sono appena ripresi. Riprenderanno innanzitutto con gli interventi che erano rimasti, interventi programmati che erano rimasti in sospeso dalla mattinata, e si parte proprio dall'avvocato Alberto Ligani del Foro di Venezia, componente dell'organismo unitario dell'avvocatura. Andiamo a sentirlo in diretta dalla Pala Congressi di Rimini. Parti che un'unica voce servirebbe nel confronto con la politica. Serve un'unica voce. Falso. Niente di più falso. L'unità è un valore che si cerca sulla sostanza, sulla qualità e non sulle forme. Non c'è mai stata unità di forma senza unità di sostanza. E ridurre tutto a uno sarebbe anche un'errata sensazione. Sappiamo tutti qui presenti che ci sono molte avvocature, tante avvocature. Quella dei grandi studi, quella dei piccoli artigiani al plurale, quella dei giovani, quella del disagio economico e sociale. Le differenze ci sono e sono tante, e nei confronti con la politica non serve nasconderlo. Non funziona, lo sanno benissimo, lo sappiamo tutti, sanno anche loro che noi siamo diversi. Il politico si trova l'interlocutore che preferisce in relazione a ciò che gli serve in quel momento, sempre per ciò che gli serve, e poi, sappiatelo, ricordatevelo, cambia interlocutore, cercherà uno che gli serva nel momento successivo. E quindi il progetto efficientista, quello che io prima ho chiamato dell'amministratore unico, in realtà porta alla fine di ogni certezza, perché gli esclusi, e qua ce ne saranno, avranno buon diritto di amplificare il loro dissenso.
a non essere inclusivi si crea conflitto e dove vi è conflitto seguono sempre le macerie. Lo sappiamo. Abbiamo visto in questa sala espressioni di disagio. Disagio che molti hanno manifestato, più che legittimo probabilmente anche nel cuore di ciascuno. Non possiamo nasconderle e nemmeno pensare di rendere questo clima, questo disagio, perenne, protratto all'infinito, senza soluzione di continuità. Seguirebbe dal disagio solo il caos e quando vi è caos, confusione, non vi è più nulla di certo. Tutto è possibile. Pure il nostro danno, ricordatevelo, se c'è caos c'è la confusione e segue il danno conseguente alla mancanza di certezza. Non vi sarebbe più la voce del Congresso, chiamato solo a ratificare percorsi già definiti nel loro oggetto e nella loro sostanza, a prescindere da cosa serve davvero l'avvocatura in quel momento preciso, perché tutto sarebbe predeterminato a priori. Perderemo pure l'espressione di vera rappresentatività che oggi viene garantita proprio dall'organismo unitario. Una realtà a più voci, dove vi è la sintesi dell'avvocatura nel confronto e nel dibattito democratico. A volte anche forte come dibattito, ma sempre vero ed immediato. Non ho mai visto una volta in cui non c'è stato un confronto vero e sincero che ha portato a una sintesi nell'interesse di tutti. Il lavoro fatto in questi 2 anni ne è la prova. Perché, come sempre accade con le realtà associative, diciamocelo una volta per tutte, ogni realtà associativa, collettiva, organizzata è un contenitore e nei contenitori il frutto, la sostanza, è data dal contenuto. Non dipende dal contenitore in sé. È questa la forza di OWA. È un modo di esprimere la voce dell'avvocatura che seleziona la sua classe dirigente. In OWA sono passati tutti. Gran parte dei rappresentanti di Cassa e di CNF hanno fatto un loro percorso in OWA. Non è la calata dei barbari. Sono persone scelte direttamente e senza sovrastrutture che ne condizionino sensibilità e le libertà di decisione. La scelta di avere una rappresentanza libera ha così permesso di confrontarsi senza vincoli con la politica, anche sostenendo posizioni di contrasto, anche accettando di dire, per conto dell'avvocatura, cose che non sono sempre piaciute, cose che magari ci facevano vedere come antagonisti da soggetti che avevano interessi opposti e conflittuali ai nostri. Il nuovo organismo non lo potrà più fare. Essendo una diretta emanazione di un organo istituzionale, non potrà per certo andare in contrasto con il Ministero. E non nascondiamoci dietro un dito. Le difficoltà che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno nascono proprio da lì. Giratevi, guardate l'ultimo anno, ricordate i momenti di confronto, di conflitto, tutto nasce dal rapporto con il Ministero. Mentre serve che la rappresentanza garantisca che sia espressa la voce vera delle necessità reali del mondo forense degli avvocati. Perché se così non fosse, se noi non riusciamo a trasmettere la nostra voce, avremmo perso occasioni, strumenti e risultati. E se l'avvocatura perde di rappresentanza democratica, la politica poi smette di considerarla come interlocutore. Si diventa solo oggetto di scambio e di baratto. Quando la classe forense smette di rappresentare la base con elezioni democratiche, perde pure credibilità. Sono credibili gli ordini nel loro territorio, nel loro ruolo territoriale, dove sono votati da tutti gli iscritti. Sono fondamentali le associazioni che creano anche cultura ordinistica. Il rischio che corriamo è invece ingessare tutto. Vi chiedo, è quello che ci serve? Ci serve la stasi, il collasso? O peggio, possiamo permettercelo? È il momento in cui possiamo perdere davanti all'esterno una voce chiara? O vogliamo servirci a qualcuno che forse ci omologherà e non ci darà più lo spazio? Alberto. Chiudo. Mi pare che siamo tutti d'accordo di desiderare un ruolo più forte e centrale della nostra leadership. Vogliamo uno spazio per conseguire la missione politica della nostra rappresentanza. Per questo io credo che ciascuno di noi può scegliere liberamente. È nelle vostre mani la scelta, ricordatevelo. Il voto è libero e nelle mani di ciascun delegato. Il voto è libero. Grazie a tutti. E dunque da un mascherin che ieri lanciava proprio la funzione dell'avvocatura ad un Alberto Ligani che lancia lo stesso messaggio ma da un punto di vista completamente diverso. Domenico, parlavamo di Mascherin, l'intervento di Mascherin di ieri, l'intervento di Ligani oggi, sono proprio le due anime forse a confronto in questo congresso. Sì, senz'altro. Devo dire che Andrea Mascherini ieri ha parlato da capo dell'avvocatura, un discorso di grande leadership, molto chiaro negli obiettivi e nella
nella indicazione di quanto ha fatto il CNF e probabilmente di quanto ancora vorrà fare in futuro. Alberto Vigani è un componente dell'OWA, è anche componente di Movimento Forense, forse è uno degli ispiratori dell'altra mozione che oggi, diciamo, chiederà il voto dell'Assemblea, e ha rimarcato la necessità di un organismo politico svincolato dagli ordini e molto più vicino alle associazioni. Il voto è libero, ha concluso così Alberto Vigani, giusto? Il voto è libero, anche se, insomma, tutti quanti noi abbiamo esperienze di votazioni, sappiamo quanto, soprattutto a livello locale, l'ordine sia ancora un punto di riferimento. Questo fatto, secondo me, giustifica oggi la spinta a far venir meno l'incompatibilità dei componenti dei consigli dell'ordine e portarli nell'organismo politico. Sarebbe un'osmosi necessaria, perché da un lato eviterebbe i problemi di finanziamento che l'organismo ogni volta è costretto ad affrontare, e dall'altro consentirebbe agli ordini di assumersi anche la responsabilità delle vittorie e spesso anche delle sconfitte politiche, perché una delle voci ricorrenti stamattina: non abbiamo ottenuto niente, è colpa dell'organismo. E quindi sotto certi aspetti, anche perché essendo venuta meno la disciplina all'interno degli ordini, oggi, diciamo, si può essere anche un po' più tranquilli nell'attribuire un ruolo politico. Ho più dubbi nel consentire anche ai consiglieri nazionali del forense, oppure ai componenti della cassa forense, i delegati di cassa forense, o ai componenti dei consigli di disciplina, la possibilità di far parte dell'organismo che si andrà a votare. E allora proseguiamo, grazie intanto a Domenico Monterisi, proseguiamo in questa che è una sorta di ping pong tra quelle che sono state le premesse e quelle che sono poi le conseguenze a cui stiamo assistendo, e torniamo di nuovo a ieri per ascoltare le parole della Casiello, presidentessa dell'organismo unitario dell'avvocatura, ciò su cui si andrà a votare quest'oggi. Andiamo a sentire le parole della Casiello. Tanto più forte è stata la voce dell'organismo, tanto più si è cercato di delegittimarlo, affinché gli spazi di visibilità di tutte le altre componenti dell'avvocatura non ne venissero oscurati. Però quello che mi pare sfuggito è più in questa continua corsa a primeggiare davanti a politica e magistratura è che unità non significa voce monocorde. I divari e le sfumature di un'avvocatura che conta circa 240.000 iscritti possono essere rappresentati solo da un congresso partecipato, da un organismo capillarmente diffuso sul territorio nazionale, scusatemi, non da una ricetta elaborata da pochi presidenti di consigli, degli ordini e unioni che in molti casi... Uslo Web Radio 331 30 97 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni. Collega, l'app fatta dagli avvocati per gli avvocati. Quanto tempo impieghi per trovare un avvocato che possa sostituirti in udienza oppure che possa compiere delle attività di cancelleria in un altro foro? Con Collega, la prima applicazione per avvocati e praticanti, non sarà più un problema. Seleziona l'ufficio giudiziario, il giorno e l'ora ed in pochi secondi otterrai un elenco di avvocati già disponibili. Niente più attese al telefono o colleghi irreperibili. Scarica gratis Collega, l'app fatta dagli avvocati per gli avvocati. Vai su www.collegaonline.it. Uslo Web Radio, powered by infordata.net. Visit the website www.infordata.net. Visure in Camera di Commercio, Catasto e Conservatoria. Visure al PRA, anche con ricerca per nominativo. Informazioni investigative.
richiedi tutto con l'Extel SPA, un unico punto di accesso per le visure telematiche. Acquista on demand con un comodo conto ricaricabile. Iscriviti gratuitamente al sito www.lextal.it. Telefonate in diretta 15.07, torniamo in diretta da Rimini. Domenico Montarisi, abbiamo sentito anche il contributo registrato dalla giornata di ieri, dal discorso della presidentessa dell'organismo unitario dell'avvocatura. Beh, i toni erano evidentemente molto diversi rispetto al ritmo compassato di Andrea Mascherin, la maggiore verve polemica anche di Mirella Casiello, comprensibile visto che probabilmente si tratta dell'atto di liquidazione dell'organismo, anche se devo dire forse i toni sono stati troppo accesi in un momento in cui una platea fortemente condizionata dalla presenza degli ordini, perché appunto nel sede elettorale hanno fatto chiaramente valere la loro forza, forse sarebbe stato più utile un atteggiamento di apertura, perché forse qualche modifica alla mozione Paparo si poteva apportare per migliorare il documento. Assolutamente sì, torniamo nel frattempo in diretta, da quello che è la sala congressi del centro che ci sta ospitando qui a Rimini. Sta parlando con il proprio intervento Sabino Sarno dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Andiamo ad ascoltarlo in diretta. Ce n'è uno già fondamentale, quello fra gli arrivati, come si dice dalle mie parti, quelli che hanno raggiunto lo scopo e avvocati che si avvicinano alla professione e che vedono sempre più difficile il realizzarsi di certi obiettivi. Avvocati che anche hanno un linguaggio diverso da quelli più maturi e con i quali bisogna sintetizzare, fare parte comune, condividendo i loro problemi. E dobbiamo, per secondo problema che abbiamo anche di divisione, è quello fra nord e sud. E non un nord e sud semplificato in una visione geografica, ma sud intendendo dove c'è più disagio, dove in qualsiasi parte d'Italia c'è un difetto infrastrutturale, di ambiente, di capacità di esercizio dell'attività professionale, di povertà. Anche questo è un divario che già divide l'avvocatura. Ma uno, il più importante che io rilevo, c'è nel nostro ordine professionale una divisione, direi quasi imprevedibile, è quella tra avvocato e avvocatura, fra l'avvocato preziosamente custode dei propri interessi, dei propri assistiti, del proprio studio, del proprio avvenire, e un'avvocatura che è vista solo in certe circostanze, quando ci eleviamo tutti insieme rispetto a grandi problemi, a grandi condivisioni, a grandi emozioni che ci danno anche alcuni problemi ideologici che condividiamo. Quella è l'avvocatura, ma è un'avvocatura distante se l'avvocato non si disperde in questo organismo dell'avvocatura, che deve essere e assolutamente deve essere unita, almeno uscire unita. Guardate, l'avvocatura non può ancora stare al nodo delle rappresentanze, si supereranno. Quello che può essere un organismo menomato, un organismo ridotto nella sua capacità, può essere man mano guarito, ma dobbiamo munirci di una riforma che ci impone la legge. Ed infine, l'avvocato non può rimanere nel suo ambito, non può essere semplicemente l'avvocato che affronta le tematiche di carattere ordinistico, di carattere legislativo che riguardino la giustizia. L'avvocato deve andare oltre, un avvocato oltre quello che serve, che si confronta sul territorio, con gli organi legislativi, in tutte le trasformazioni dello Stato. Non può rimanere semplicemente destinatario dei provvedimenti. Che io sappia, nella storia, negli ultimi secoli, l'avvocato è stato determinante, fondante di quelli che erano i sistemi del vivere civile, è stato quello che ha dato vita allo Stato democratico. Perché abdicare a questo ruolo che abbiamo sempre avuto? E allora l'avvocato, nella unità che troverà migliore possibile, in quello che è possibile votare, oggi deve uscire insieme unitario, ma deve anche prendere consapevolezza del grande potenziale che ha.
un potenziale che gli viene non solo da cultura giuridica, da potenza intellettuale, ma gli viene soprattutto e ancora dal suo umanesimo, profondo umanesimo. Noi abbiamo come destinatario dei nostri servizi la persona umana, cioè abbiamo l'uomo con i suoi bisogni, con le sue esigenze, col suo diritto di garanzie, di libertà, di vita, di sopravvivenza e di dopomorte persino. Quindi l'uomo che è al centro della nostra attività professionale ci rende ancora più destinatari di un ruolo che dobbiamo avere in questo nostro territorio nazionale. Essere presenti, non abdicare a niente e soprattutto non deludere noi tutti, ma anche quanti hanno pagato il diritto congressuale non essendo delegati, ma per sapere come lavoravamo. A tutta questa gente, ai nostri avvocati che ci attendono, diamo delle risposte adeguate, prendiamo consapevolezza della potenza che in noi, soprattutto se riscopriamo l'avvocatura come unità. Grazie. Erano queste le parole dell'avvocato Sabino Sarno. Cari colleghi, un attimo di attenzione perché l'organizzazione darà delle indicazioni per il funzionamento dei votatori, quindi prestate attenzione, ecco, così almeno poi non si sbaglia. Grazie. Ascoltiamo proprio quelle che sono le indicazioni che vengono date a tutti i delegati per quanto riguarda la votazione. Andiamo a sentire quelle che sono le istruzioni per l'uso, definiamole così. E dunque è più che altro una comunicazione di servizio. Dunque torniamo in studio giusto per il tempo di un jingle. Ci fermiamo 30 secondi e poi ripartiamo con la diretta dal Pala Congressi di Rimini. YouSlow Web Radio 331-3097-852 www.webradioyouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. E dunque siamo ormai pronti per quelli che saranno le mozioni, interventi di illustrazione delle mozioni. Siamo all'ultimo intervento programmato. È un intervento che esula in parte da quello che è il tema del congresso. A parlare Paola Re dei mediatori familiari. Andiamo ad ascoltarla. Una focalizzazione su un tema tecnico e operativo. Come è stato detto, rappresento una società di mediazione familiare, la Società Italiana di Mediatori Familiari, la SIMEF, che è stata fondata nel 1995. È una delle tante associazioni presenti sul territorio nazionale. Dal 1995 ad oggi i cambiamenti sono stati molteplici. È ovvio che sono stati cambiamenti sia sociali, familiari e anche normativi. La recente legge, quella sulla negoziazione assistita, ha introdotto una possibile sinergia tra il mondo dell'avvocatura e quella dei mediatori familiari. Questa legge quindi in un certo senso obbliga noi mediatori, ma presumo anche l'avvocatura, a definire un confronto, a un confronto per definire linee e prassi. È necessario, ovviamente, sono necessari, direi, alcuni aspetti fondamentali. L'assenza di preconcetti e l'esplicitazione di reciproche aspettative. Questo perché le reciproche aspettative e il rispetto dell'altro possono sorreggere un sano confronto. Mi sembra non pleonastico ridefinire comunque l'intervento di mediazione familiare, proprio per differenziarlo rispetto alle funzioni, come un intervento teso soprattutto alla riorganizzazione delle relazioni familiari. Pur avendo l'intervento delle mediazione familiare, come sapete, aspetti pragmatici, obiettivi pragmatici, simboleggiati dall'accordo, è proprio però l'aspetto della riorganizzazione essere determinante. Questo sottolinea ed evidenzia la differenza, ovviamente, delle funzioni tra avvocato e mediatore familiare. Ed è molto importante che questa chiarezza ci aiuti appunto in un confronto. Ci sono degli altri aspetti che secondo me sono determinanti per un'eventuale sinergia, ed è quella delle competenze e della fiducia.
Parto dalla fiducia, perché reputo che la fiducia tra categorie professionali vada costruita. Vada costruita su che cosa? Sul riconoscimento della propria e altrui competenza e formazione professionale. Sulle regole etiche e deontologiche che governano le singole professioni. Penso che così come per noi mediatori la fiducia sia molto sentita dall'avvocatura, da voi, e anche la forte responsabilità che ora, ad esempio, con la degiurisdizionalizzazione si pone a voi avvocati. Rispetto alle competenze e alla formazione, devo dire che la SIMEF, unitamente ad altre associazioni, si è posta veramente il problema di come garantire in primis a chi usufruisce della mediazione familiare, ma anche agli altri professionisti presenti, come garantire, no, una professionalità. Sapete benissimo che non esiste una legge sulla figura professionale del mediatore familiare, e quindi in questa carenza anche normativa abbiamo sentito l'esigenza invece di arrivare almeno a una normazione tecnica sulla formazione. Sapete che la normazione tecnica UNI è una normazione a titolo volontario, però una normazione tecnica che definisse sia le competenze sia la necessaria formazione e formazione permanente del mediatore familiare. Scusate, un pochino di silenzio per cortesia, grazie. Ci sono state anche la necessità, per arrivare comunque a questo, a un confronto sia interprofessionale che a un continuo confronto tra appunto anche il mondo dell'avvocatura. Termino dicendo che una proficua collaborazione presuppone anche da parte di noi mediatori comunque di affrontare questioni definitorie, metodologiche e deontologiche. Ad esempio, come entrare come mediatore all'interno della negoziazione assistita, o anche potrebbe essere come entrare nel diritto collaborativo. Queste questioni ritengono che siano speculari per voi tutti, perché l'avvocatura e per tutti noi rimandiamo a quello che è ritornato più volte, dottoressa, ovvero la responsabilità. Le chiedo scusa, la invito a concludere, grazie. Sì, ho concluso. Prego. Sociale. Prego. Vi è la necessità, secondo noi, e spero e auspico, un tavolo di confronto tra mediatori e avvocatura. Grazie. Questa era Paola Re dei mediatori familiari. Andiamo a sentire l'audio diretto per capire come proseguiranno i lavori. Si era posto il problema tra quale fosse il tema da analizzare, da porre al centro del congresso. Se fosse effettivamente il problema quello della rappresentanza, ma da alcuni colleghi era emersa anche la necessità di affrontare la crisi economica in cui la nostra professione purtroppo da anni ormai versa. Per rispondere a questa esigenza è stato creato un gruppo di lavoro che, a cui hanno partecipato molti colleghi, e che ha svolto i suoi lavori presso il Consiglio Nazionale Forense in sinergia con i coordinatori di OUA e Consiglio Nazionale Forense, per cui chiamerei l'avvocato Serena Botta a sintetizzare i risultati di questo lavoro. Il gruppo di studio si intitolava Crisi economica della professione, strategie e soluzioni. Grazie. E avete appena ascoltato la premessa di Stefano Radicioni, segretario dell'organismo unitario dell'avvocatura, che ha presentato il primo intervento sulle mozioni statutarie. Andiamo ad ascoltarle in diretta. Il del Consiglio Nazionale Forense aveva come tema un tema che ci sta particolarmente a cuore, quello della crisi economica della professione, strategie e soluzioni. Consentitemi preliminarmente di ringraziare gli 80 colleghi che hanno partecipato attivamente al nostro gruppo di lavoro, intervenendo agli incontri e predisponendo i contributi che sono stati racchiusi in questo documento e che spero, al quale spero vogliate dedicare qualche minuto della vostra attenzione.
Consentitemi preliminarmente di spendere qualche parola sul metodo che il nostro gruppo ha voluto, con il quale il nostro gruppo ha voluto approcciarsi alla tematica, proprio per la vastità del tema. E quindi questo documento che noi abbiamo redatto sicuramente non è un documento esaustivo, ma vogliamo considerarlo un lavoro embrionale. Pensare a questo documento in termini di un progetto unitario da cui dovrebbe partire l'avvocatura tutta, e considerandolo una piattaforma di contenuti ed idee, work in progress, da prendere in consegna a chi verrà e per le prossime organizzazioni del congresso, e magari arricchire ed approfondire con spunti di chiunque ci vorrà lavorare. Non andrò nello specifico dei contenuti perché è abbastanza lungo il documento, voglio soltanto sinteticamente analizzare i punti cardine con i quali abbiamo deciso di approcciarsi a questo tema. Abbiamo riaffermato la mission dell'avvocatura e, partendo dall'analisi dei dati economici e quindi dal rapporto ADEP, analizzato il crollo dei redditi e i cosiddetti fenomeni di age pay gap e gender pay gap. Abbiamo analizzato quali fossero i punti di forza, ad esempio l'aumento degli spazi fuori dal processo, e i punti di debolezza dell'avvocatura, con le opportunità e i rischi insiti. Ad esempio abbiamo focalizzato l'attenzione sui costi del processo e abbiamo individuato le linee strategiche dell'avvocatura. Abbiamo ragionato in termini di prospettive di sviluppo della professione, anche in vista di progetti in itinere, concentrandoci sul DDL concorrenza e sul cosiddetto Jobs Act autonomy, e individuato delle linee strategiche su cui concentrarci, quali ad esempio il patrocinio a carico dello Stato e il contributo unificato, le nuove forme di aggregazione per l'esercizio della professione in forma strutturata, le nuove opportunità di lavoro in funzione suppletiva dell'inefficienza della pubblica amministrazione e le prospettive per gli investimenti da parte delle casse professionali. E infine abbiamo voluto ricercare le risorse finanziarie e individuare le prospettive di cronoprogramma anche in vista di un'internazionalizzazione della professione. Spero che vogliate leggere il documento e soprattutto spero che da questo documento venga fuori lo spirito con cui tutti i colleghi hanno partecipato, perché c'è stato veramente un confronto di tutti i colleghi che hanno rappresentato tutto il territorio e si è cercato di trovare dei punti in comune da cui partire per poter iniziare a ragionare in termini di progetto unitario. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Oltre a questo gruppo di lavoro ce ne sono stati altri che hanno affrontato più propriamente il tema che era stato dato al congresso, che è appunto giustizia senza processo, la funzione dell'avvocatura. Questi gruppi di lavoro hanno riguardato la negoziazione assistita e le altre forme di ADR, per cui invito, se sono in aula, i coordinatori di questi due gruppi di lavoro a salire sul palco. Grazie. Come avete potuto ascoltare dalla diretta, dalla sala congressi del centro congressi di Rimini, si sta procedendo con l'illustrazione di quelli che sono i risultati portati avanti dal gruppo di lavoro che hanno lavorato proprio sul tema di questo congresso nazionale forense, un tema che era quello della giustizia senza processo, la funzione dell'avvocatura, un tema che riguardava le ADR, riguardava la funzione proprio vera e propria dell'avvocato in fase stragiudiziale, una funzione che, come aveva ricordato Mascherini ieri, deve essere un'occasione di crescita, un'occasione per assumere importanza per l'intera avvocatura, una funzione che andiamo a sentire come è stata definita da quelli che sono stati i gruppi di lavoro che hanno collaborato con il CNF e con l'organismo unitario dell'avvocatura.
della commissione di cui si discute e che mi dicono non è potuto intervenire per problemi di carattere personale. Ringrazio molto vivamente e molto compiaciuta i numerosissimi colleghi che hanno mandato i propri contributi alla commissione e quelli che hanno lavorato fattivamente nel corso della riunione del 21 settembre scorso. Fondamentalmente l'approccio che abbiamo tenuto è stato quello di partire dall'esperienza concreta degli avvocati, cioè non un approccio dogmatico, perché non era questo lo scopo della commissione, ma un confronto sulle realtà che i colleghi provenienti dalle più diverse parti del territorio hanno maturato da una prima applicazione dell'istituto della negoziazione assistita. E in linea di massima l'analisi è stata articolata distinguendo tra negoziazione assistita in materia familiare e negoziazione assistita in altre materie. Negoziazione assistita in materia familiare, l'analisi della normativa ha presentato delle criticità, cioè dei dubbi di legittimità costituzionale, nella misura in cui non è estesa espressamente alla regolamentazione delle relazioni genitoriali tra coppie non coniugate, alle coppie di fatto, ai soggetti uniti civilmente. E quindi il primo input che è nato, che è sorto dai gruppi di lavoro che si sono dedicati a questo argomento nell'ambito della commissione è stato quello di chiedere o di avanzare sotto l'intervento normativo per un necessario adeguamento della legislazione. Ma la riflessione è andata oltre, proprio partendo Scusate, dal dato concreto. Un pochino di silenzio per cortesia, se no la collega non riesce a parlare. Grazie. La riflessione, dicevo, è andata oltre, perché se vogliamo far diventare la negoziazione assistita, che è una novità e che potrebbe trasformarsi in un'opportunità per tutti gli avvocati, è forse bene che pensiamo a come darle una rilevanza di carattere generale, una portata di carattere generale. E da qui l'input di estendere, attraverso la sollecitazione dell'intervento normativo, l'applicazione della negoziazione assistita, per esempio, alla tutela dei figli maggiorenni non autosufficienti, alle controversie inerenti il concorso dei nonni nel mantenimento dei figli, nonché alle controversie relative ai rapporti dei minori con gli ascendenti. Ovviamente l'analisi delle problematiche sorte in fase di prima applicazione della normativa ha evidenziato come ci sono dei problemi nel percorso applicativo. Così, per esempio, il problema della trascrivibilità degli accordi che nascono, che escono dalla negoziazione assistita, invocando da parte di alcuni anche la possibilità per l'avvocato di svolgere una funzione che possiamo definire notarile, per consentire, laddove ci siano degli interessi di carattere immobiliare, di poter portare immediatamente alla trascrizione l'atto. E così pure un grande problema applicativo che ci si è posto è quello della conservazione degli accordi di negoziazione assistita, perché su questo punto la normativa nulla dice ed è un punto fondamentale per la natura degli interessi che sono in gioco. È sorto come possibile soluzione la possibilità di affidare agli ordini, tranne il problema di scegliere poi in concreto quale fosse l'ordine competente, territorialmente competente, quello di attribuire appunto agli ordini la conservazione degli accordi di negoziazione assistita e quindi ampliare la sfera di competenza degli enti territoriali. Estensione del gratuito patrocinio come possibilità concreta per tutti di poter accedere a questo strumento e anche estensione della tutela assicuratoria, perché naturalmente in questo tipo di procedimento la responsabilità
e gli oneri che gravano sull'avvocato, anche profili che noi non abbiamo mai affrontato nella nostra esperienza precedente, tradizionale, naturalmente aumentano il rischio professionale e quindi la necessità di una tutela di carattere assicurativo. Naturalmente questo comporta anche degli aumenti di costi da parte dell'avvocato e quindi la necessità, l'opportunità, se non altro, di ricorrere a convenzioni, a strumenti di contenimento dei costi. Gli indagini sono stati acquisiti, per esempio, alla Commissione, gli atti, le ricerche che sono state effettuate dall'OVA circa la diffusione della mediazione familiare e della negoziazione assistita. E qui è emerso un dato molto significativo, cioè che non esistono allo stato attuale prassi omogenee nei vari territori. Ed è questo, sorge naturalmente la necessità, in una prospettiva di iure condendo, di poter trovare delle soluzioni di uniformità per consentire omogeneità di applicazione dell'istituto e agevolare anche la cultura degli avvocati, ma anche degli utenti, a questo nuovo strumento di definizione stragiudiziale, oseremmo dire, ma di risoluzione alternativa alla giurisdizione statale. Un dato, è difficile parlare poi per quanto riguarda la negoziazione assistita in materia di argomenti o di tratti omogenei. Uno degli aspetti emersi nella diversità delle materie, si va dal previdenziale alla circolazione dei mezzi, è quello della formazione. Cioè ci si è interrogati se l'avvocato in sede di negoziazione assistita debba avere una formazione che se non è specializzata in senso proprio, debba essere peculiare. Questo perché nell'ambito della negoziazione assistita è affidata all'avvocato la gestione in prima persona del conflitto. Non c'è un terzo soggetto che decide, questa è la peculiarità dello strumento. Sicché l'avvocato si trova nella condizione di dover comprendere diversi aspetti dell'esperienza umana che trascendono la sua competenza specifica giuridica. E quindi si parla di una maggiore sensibilità dell'avvocato nell'affrontare la negoziazione assistita dal punto di vista della formazione, quindi con l'affinamento delle capacità, per esempio, di comunicazione, di comprensione, soprattutto nella materia appunto del diritto di famiglia. Non dimentico certamente i contributi, per esempio, dell'AGI, dell'Associazione Giuslavoristi Italiani, che ha chiesto espressamente l'applicazione della negoziazione assistita ai rapporti giuslavoristici. Non dimentichiamo, anzi, la tendenza a estendere la portata della negoziazione assistita e ad includere nell'ambito della negoziazione assistita metodologie e approcci innovativi nella gestione del conflitto. Allora, concludendo il mio intervento, direi che consegnerò all'ufficio di presidenza quelli che sono stati i contributi trasmessi alla commissione da tutti i colleghi che hanno voluto fattivamente collaborare e da quelli che nel corso della sessione plenaria si sono adoperati e che ringrazio nuovamente. Ho concluso, arrivederci. Grazie Lucia. Cari colleghi, un attimo di attenzione, chiamerei sul palco l'avvocato Antonello Bevilacqua, presidente del Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme, per un ricordo di Francesco Pagliuso, come sapete segretario della Camera Penale di Lamezia, barbaramente ucciso la scorsa estate. C'è qui con me Federico Vianelli, tesoriere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Come sapete, Francesco Pagliuso era segretario della Camera Penale. Il presidente Migliucci avrebbe voluto essere qui con noi, non è possibile perché è ancora impegnato in assise questa mattina, arriverà più tardi per partecipare domani alla tavola rotonda. Grazie Antonello. Buon pomeriggio a tutti. Io ringrazio
tutto il tavolo della Presidenza, nessuno escluso, e segnatamente Giovanna Ollà. Non ci siamo coordinati bene con Giovanna, avrei dovuto farlo ieri pomeriggio, ma qualcuno lo ha ricordato prima di me stamattina. Se il collega avesse avuto la benevolenza di attendere il mio intervento, avrebbe capito che non avevamo dimenticato Francesco Pagliuso. Io sono stato svegliato la notte tra il 9 e il 10 di agosto, mentre ero in vacanza, da una telefonata nella quale mi dicevano che Francesco Pagliuso era stato ucciso con modalità mafiose. E quindi potete capire la costernazione. Non era soltanto un iscritto, era un amico carissimo, era un ragazzo, un giovane di 43 anni, con un figlio giovanissimo, che faceva la professione ed era anche impegnato nel sociale. Immaginerete il momento di particolare ambascia. Lamezia, come tutte le città del sud, è una città che combatte la mafia giornalmente. Avevamo avuto una serie di indagini di mafia molto importanti e immaginavamo che questa città si fosse risvegliata, come speriamo che tutto il sud si possa prima o poi risvegliare da questo cancro della mafia. Invece purtroppo la notte tra il 9 e il 10 di agosto siamo stati ricoperti da questa cappa. Io sono nipote di avvocato, figlio di avvocato, mio figlio è avvocato, amo profondamente questa professione, credo profondamente in questa professione, ma credo che il disinteresse per questa professione e, diciamo, l'attacco concentrico da molti anni a questa parte abbia fatto perdere a questa professione quel senso di sacralità che aveva un tempo. E questo fatto ha delegittimato profondamente il nostro lavoro, la nostra categoria, ed ecco che folli, perché solo un folle, se fosse un singolo, un cliente del collega Pagliuso, ma anche se qualcuno ha ordito uccidere un collega in questa maniera così barbara, ecco che purtroppo sono legittimati anche loro, se ormai gli avvocati non sono più considerati quei gentiluomini di un tempo, e soprattutto se qualcuno ci considera azzeccagarbugli, come è successo ultimamente quando il primo ministro, parlando di noi, ha detto che siamo azzeccagarbugli. Allora io mi sento a questo punto di dire con grande serenità, con grande amore per questa professione: ritroviamo innanzitutto noi questa unità perduta. Io ho tuonato due mesi fa, ho continuato a farlo contro quei rappresentanti della politica che ci hanno lasciato completamente soli. Abbiamo il governo e il Parlamento pieno di avvocati che si vantano di essere avvocati dicendo che torneranno a fare gli avvocati, eppure nessuno di questi, compreso il ministro Boschi, che dice continuamente di essere un avvocato, ha mandato un telegramma di cordoglio. Questa è una cosa che ci lascia basiti, ci ha lasciato basiti. Abbiamo avuto il disinteresse anche di altre associazioni, di altri personaggi importanti dello Stato. Non abbiamo avuto il prefetto, non abbiamo avuto il questore, nessuno. Andava ricordato un collega in maniera assolutamente più importante. Purtroppo così non è stato. Noi continueremo a farlo, lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto i minuti di raccoglimento, quelli che era giusto fare, ma abbiamo soprattutto, stiamo pensando a qualcosa di diverso. Ma io credo e spero che anche da questo congresso possiamo dimostrare per lui, per il collega Bonanno e per la segretaria della Camera Penale, che sono scomparsi in questo periodo, di poter ritrovare un'unità perduta. Mi permetto poi di fare un ultimo appunto a noi stessi colleghi. Purtroppo anche tra di noi, pochi grazie a Dio, io ho dovuto assistere, ho dovuto alzare la voce contro quei colleghi che cominciano a mettere in dubbio, per questa sfrenata concorrenza che c'è tra di noi, come mai Francesco era stato ucciso. A noi non interessa perché Francesco è stato ucciso, per primi non deve interessare a noi. Francesco è stato ucciso, fino a prova contraria, facendo la sua professione. L'ha fatta sempre in maniera assorbente, l'ha fatto passando anche notti in studio. Io lo so come faceva la professione, per cui io credo e spero che lui e il collega Bonanno siano ricordati per sempre come degli ottimi colleghi che facevano la professione, che sono morti in maniera ingiusta. E non è assolutamente giusto sollevare alcun dubbio. Nessuno ha mai sollevato dubbi quando anche un pessimo magistrato è morto.
quando è stato ucciso, quando altri personaggi della politica, nessuno ha mai detto chissà come mai è stato ucciso. Di fronte alla morte non c'è da fare alcuna valutazione di questo genere. Per cui io vi ringrazio, avrei voluto farlo, l'ho fatto anche con gli amici di YouSlow, sono ben felice di ricordare lui e anche il collega Buonanno che è morto solo un mese dopo. E dunque abbiamo sentito il ricordo per un altro collega, prematuramente scomparso, un ricordo che si va a unire a quelli già fatti, già qui si è già stato dato spazio nella giornata di ieri e sentite in sottofondo, ma adesso andremo anche a sentirlo dalla in diretta, l'applauso di tutta la sala che si è alzata in piedi in memoria di questo e degli altri colleghi prematuramente scomparsi. Il ricordo dell'Unione delle Camere Penali. Carissimi colleghi, io vi pregherei di rimanere in piedi per onorare, scusatemi la brutalità, noi avvocati, soprattutto penalisti, siamo abituati a parlare in piedi, a stare in piedi nelle aule e credo che forse il miglior modo per onorare la memoria di questi giovani colleghi, in particolare io oggi ricordo e voglio ricordare ancora Francesco Pagliuso come uno dei nostri tanti volenterosi iscritti, segretario di una prestigiosa Camera penale, come dire, una Camera penale su territori di frontiera, caldi, dove l'esercizio della professione forense è davvero duro non solo perché attanagliati dalla situazione economica che ci affligge, ma perché si è veramente in trincea, basta un malinteso per poter perdere la vita. A noi non interessa, ha detto bene il Presidente di Lamezia poco fa, a noi non interessa stabilire, la magistratura farà le sue indagini, chi di dovere farà e farà quello di sua competenza. A noi interessa far capire, e noi come Unione Camere Penali Italiane in particolare, il Presidente Migliucci in testa, l'ha detto all'indomani, lui stesso all'indomani della barbara uccisione di Francesco davanti alla sua bara. A noi interessa rivendicare il ruolo difensivo che questo giovane ma valentissimo collega svolgeva in maniera egregia. E soprattutto non accettiamo quello che abbiamo letto anche talvolta sulle pagine dei giornali, che gli avvocati vengano, come dire, immedesimati, vengano nell'opinione pubblica mischiati con i fatti di reato. Noi difendiamo persone e siamo orgogliosi di questo. La responsabilità penale, è inutile dirlo, è personale come ci insegna il nostro codice, la nostra Costituzione, e il diritto di difesa deve essere effettivo. Abbiamo ricordato ieri l'amica Paola Rebecchi. Ebbene, la funzione difensiva, la difesa degli ultimi, sia fiduciaria che d'ufficio, questo è significa onorare. Io vi ringrazio perché siete numerosi e davvero mi emozionate perché avete accolto subito l'invito, un po' perentorio da parte mia, di onorare così il valente collega e gli altri colleghi che purtroppo ci hanno lasciato in situazioni drammatiche. Ragazzi, colleghi, avvocati, uniamoci e uniamo i nostri sforzi. Noi diciamo sempre lunga vita all'Unione delle Camere Penali Italiane, io aggiungo lunga vita all'Avvocatura Italiana e agli avvocati che rappresentano un momento indefettibile e prezioso. E non attardiamoci troppo su altri dettagli, su altre questioni. Lasciamole a chi fa i conti, ai ragionieri e ai commercialisti. Siamo avvocati e dobbiamo essere orgogliosi di questo. Grazie a tutti. Grazie Giovanna in particolare. E dunque si riprendono i lavori dopo questi ricordi commossi dei colleghi prematuramente scomparsi, pochi istanti, e si procederà con l'illustrazione, la discussione e la votazione delle mozioni statutarie. Su tutte, lo ricordiamo, la più attesa è proprio quella che riguarda l'attuazione dell'articolo 39 della legge 247 del 2012 con una vera e propria sostituzione dell'attuale statuto. Ma andiamo di nuovo in diretta dalla sala congressi. Dei votatori, aspetto che mi mettano la slide così sarò... In questo momento stanno spiegando l'utilizzo dei telecomandi per la votazione, noi intanto ne approfittiamo di questo momento per affrontare insieme a Domenico Monterisi quella che è la mozione più attesa della giornata. Andiamo intanto soprattutto a darne lettura, quella che è ormai da tutti conosciuta come mozione Paparo, all'articolo 9, all'articolo 10 presenta quelle che sono le parole più importanti, quelle che sono le parole che poi andranno a riscrivere con ogni probabilità, oppure o meno, vedremo quale sarà l'esito della votazione, andranno a riscrivere il futuro dell'avvocatura italiana.
Beh sì, perché l'articolo 9 prevede proprio una norma transitoria che dovrebbe, se approvata, evitare quello che abbiamo già detto prima, cioè evitare le elezioni dei delegati per l'organismo unitario dell'avvocatura, che non ci sarebbe più, e quindi prevede che entro 30 giorni dalla fine del congresso si andrà a votare a livello distrettuale le elezioni dei componenti del nuovo organismo. Componenti che saranno in numero molto più ridotto rispetto agli 88 attuali, da alcuni calcoli fatti dovrebbero essere una cinquantina, e che appunto saranno eletti a livello distrettuale. Anche oggi la scelta è fatta su base distrettuale, ma il voto viene eseguito durante l'assise congressuale. In questo caso, proprio per una necessità di fare, di consentire l'entrata in vigore delle nuove norme e quindi di predisporre anche le candidature, si procederà ad una elezione differita. Domenico, si sa già come verranno distribuite le forze distrettuali, oppure sarà... Sì, è su una base numerica per cui spetterà un delegato ad ogni 5.000 iscritti al distretto, quindi su base distrettuale. Quindi in base appunto a questa distribuzione, con un minimo per i resti, diciamo, di 2.500 iscritti, non iscritti euro. Ovviamente, assolutamente sì. E poi c'è l'articolo 10, che è la disposizione finale, che prescrive la vera e propria abolizione. L'abrogazione. Penso che proprio questo sia stato l'oggetto del contendere davanti all'ufficio di presidenza, perché si riteneva che questa fosse non una mozione statutaria in senso stretto, ma una mozione abrogativa, e che quindi fosse necessario un congresso straordinario. Credo, dalle notizie apprese, che l'ufficio di presidenza abbia invece ritenuto ammissibile la mozione. E dunque siamo pronti per assistere ai lavori. Qualche secondo di attesa, andiamo a riempirlo con uno dei jingle più amati della nostra radio, di Uslo Web Radio, la radio che parla da collega a collega. Uslo Web Radio 331 3097 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Visure in Camera di Commercio, Catasto e Conservatoria. Visure al PRA, anche con ricerca per nominativo. Informazioni investigative. Richiedi tutto con l'Extel SPA. Un unico punto di accesso per le visure telematiche. Acquista on demand con un comodo conto ricaricabile. Iscriviti gratuitamente al sito www.lextel.it. La distanza raffredda il conflitto. Teleskill Mediazione Online è l'unico software italiano convenzionato con la Cassa Nazionale Forense, appositamente progettato per replicare telematicamente un incontro di mediazione tradizionale in modo semplice ed intuitivo. Potrai creare incontri ed accedere alla tua stanza privata di videoconferenza lasciando le parti e gli avvocati nei loro uffici o a casa, ovunque essi siano. Allora cosa aspetti? Inizia le tue mediazioni a distanza comodamente dalla poltrona del tuo studio. Teleskill Mediazione Online. Richiedi l'offerta riservata agli iscritti della Cassa Nazionale Forense e contattaci al numero 06 4543 8403 o scrivi a info@teleskill.net. La radio.
con telefonate in diretta. E dunque torniamo in diretta quando sono le 15:51, diretta da Rimini, dal Congresso Nazionale Forense. Un Congresso Nazionale Forense che sta per giungere al proprio momento più atteso e più significativo, caro Domenico Monterisi. Sì, sono in corso le prove di funzionamento dei telecomandi, come abbiamo detto. Adesso la società che gestisce i servizi del Congresso ha spiegato il funzionamento dei telecomandi e bisognerà fare anche i conti col quorum. Esattamente, c'è un quorum per questa votazione. Sì, per le modifiche statutarie non basta la maggioranza dei votanti, ma occorre la maggioranza degli aventi diritto, cioè dei delegati congressuali eletti. E quindi è una soglia abbastanza elevata, perché sono, credo, 476 voti. E bisogna far conto, il conto anche con qualche defezione dell'ultimo momento. Si voterà maggioranza assoluta, dunque. Esattamente. Maggioranza assoluta per approvare quelle che sono le modifiche statutarie. Mentre se si dovesse procedere con l'elezione dei delegati? L'elezione dei delegati avviene su base distrettuale. Ogni distretto vota con il limite dei due terzi. Il limite dei due terzi, che è un po', diciamo, croce delizia delle elezioni forensi. Era stato introdotto questo sistema anche per le elezioni degli ordini, e sappiamo tutti che c'è stata una modifica del regolamento che poi ha determinato anche dei ricorsi, e siamo adesso nella condizione che in molti ordini non si è votato. E la proposta Paparo ha avuto critiche anche su questo argomento, perché inizialmente era stato previsto che si potesse votare sostanzialmente su tre terzi, nel senso che il voto voto di genere consentiva di superare i due terzi. Adesso l'ultima versione prevede una soluzione di compromesso con un massimo di tre quarti. E dunque manca ormai poco, davvero poco, per la presentazione, la discussione, eventualmente poi sicuramente la votazione di questa attesa modifica dello statuto, seguendo appunto l'articolo 39 della legge professionale, una modifica che è partita da lontano. Beh sì, sostanzialmente è partita da un lavoro che l'Agorà ha fatto per almeno 6-7 mesi, e che probabilmente forse avrebbe avuto necessità di un congresso straordinario, ma che è evidente, dopo Venezia ci si doveva tutti attendere che si mettesse nuovamente mano all'articolo 39, a quello che è la sua attuazione. Anche se bisogna dire che questo è sostanzialmente già il secondo congresso che si tiene dopo l'approvazione della 247/2012, e per qualcuno è sostanzialmente una conferma dell'esistente, cioè il fatto che lo statuto congressuale su base pattizia fosse stato approvato prima della 247 e avesse al suo interno la previsione di un organismo di rappresentanza, e che tra l'altro l'organismo di rappresentanza oggi in funzione sia stato eletto con le vecchie regole dal congresso di Venezia successivo alla 247 e all'entrata in vigore del 39, qualcuno ha ritenuto che evidentemente si fosse già dato attuazione. Ed è uno dei punti di contrasto. Assolutamente sì, ne abbiamo sentito discutere, ne abbiamo sentito parlare in quelle che sono state le puntate che hanno preceduto questa trasferta di Rimini, in quelle che sono state le discussioni che si sono fatte nel corso anche di ieri sera, anche nei corridoi di questo straordinario Palazzo Congressi, perché davvero dobbiamo spendere due parole anche per la sede di questo congresso. Veramente, io sono al quinto, sesto congresso consecutivo. Devo dire che la logistica, l'accoglienza, anche Romagnola, che non guasta, è stata eccellente. E adesso andremo a vedere se anche la tecnologia sarà all'altezza di tutto questo. Ma io penso proprio di sì. Se no noi, Uslow Web Radio, con i nostri modesti mezzi, gli diamo una mano.
Assolutamente sì, siamo sempre in prima linea, sempre in diretta. Sono le 15:56, siamo nel corso della sezione pomeridiana della seconda giornata di questo congresso nazionale forense. Un congresso nazionale forense che ha messo sul tavolo tantissimi temi, che ha messo sul tavolo tantissime questioni e che ora è arrivato al punto cruciale, al punto nodale. Sì, Andrea, ieri prima stavamo parlando degli interventi di Mascherin e di Mirella Casiello. Volevo raccontarti che ieri sono partito in macchina da casa proprio di mattina e ho sentito tutto il congresso alla radio dall'app. Non sei stato l'unico, lo sai. Non sono stato l'unico perché 2500 avvocati 2500, è stato calcolato, e devo dire che è stato tutto estremamente fruibile. Ormai con le macchine che hanno il Bluetooth e tutto, abbiamo sentito tutto benissimo. E allora adesso la parola passa in diretta alla sala, dato che c'è Mirella Casiello che sta conducendo gli ultimi test sui telecomandi. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di interessante da ascoltare. Andiamo in diretta di nuovo dalla sala congressi. Mi può fare riferimento alla spiegazione. Finiti i 60 secondi dal tavolo di presidenza, vi sarà detto che la votazione si è conclusa. Però questi non funzionano, me li dovete attivare. Adesso arrivano, adesso mi dovete arriverà attivare il segnale. Monitor sul... Ok? Va bene. Mi dovete... prima attivatemi prima questi, per favore, che non posso cercare... Ragazzi, mi mettete questa grafica o sui monitor, per favore, o quella prima. Come sentite, ancora qualche comunicazione di servizio, ultime operazioni preliminari, le abbiamo sentite in diretta da Mirella Casiello, che chiedeva appunto di avere tutto sotto controllo dal tavolo di presidenza. Ora dovremmo essere pronti per iniziare. Davvero c'è tanta attesa per questo voto, si sente proprio nell'aria. Sì, c'è molta tensione, anche vedo dai volti della stessa Mirella Casiello una certa tensione. Adesso stanno facendo queste prove, un'aula peraltro compostissima, non si muove nessuno. Sì, sì, anche devo dire che anche stamattina che c'è stato qualche intervento anche un po' oltre fuori dalle, diciamo, dagli schemi, devo dire che la platea si è comportata egregiamente e questo, diciamo, è sicuramente un segnale di maturità che in un momento come questo bisognava dare. Assolutamente sì, un'avvocatura che vuole dare un'immagine di sé finalmente nuova, un'avvocatura che è pronta per proporsi, deve essere pronta per proporsi al mondo, anche perché il momento non è dei più facili, bisogna fare anche un'operazione di comunicazione come quella di Uslo Web Radio, ma anche di immagine. Ma oggi parlare di comunicazione per l'avvocatura è un terreno scivoloso, perché c'è stato anche qualche tratto di polemica, tutti sappiamo le questioni che sono sul tavolo, inutile tornarci su. Devo dire che una certa delusione ha destato il fatto che fossero presenti in sala sostanzialmente solo avvocati. È mancata, a parte la presentazione di ieri, i saluti di benvenuto, la componente della magistratura, si attendeva il presidente Davigo, ma penso che non ci sia più questa possibilità. Vedremo domani la presenza e domani del ci dovrebbe essere il ministro Orlando e qualche politico. E, anche qui ieri il presidente Mascherini ha fatto secondo me quello che definirei un endorsement verso il suo omonimo Andrea Orlando, in un momento in cui Orlando fosse in difficoltà, stretto fra Davigo che continua a martellare sulla riforma e il presidente Renzi, che evidentemente non vuole mettere a rischio in una fase così delicata per il suo momento politico il governo con una mozione di fiducia sull'argomento del decreto, del disegno di legge sul penale. Esattamente, sono le 16 in punto ed è appena stata effettuata la prima votazione di prova. 60 secondi di tempo hanno i delegati per esprimere la propria opinione, dopodiché, passati questi 60 secondi, se qualcuno non ha premuto il bottone, cosa significa? Che è astenuto? Dovrebbe essere così, anche se sì, dovrebbe esserci due pulsanti che indicano il voto, favorevole o contrario, e invece se non si esprime il voto si considera il voto come astenuto. Pensate che la prima votazione, giusto, era semplicemente un test, ovviamente votazione a vuoto, 385 favorevoli, 133 contrari, 411 non votanti. Questa era una votazione di prova, lo ripetiamo, una votazione per testare, appunto, si poteva votare a favore o contro, ma l'importante era far vedere che il telecomando funzionasse.
A me un po' preoccupano quei 411 non votanti, non è che c'è qualche disguido? Bisogna appunto questo capire, se è una scelta avremmo un dato positivo perché sarebbero presenti in aula quasi tutto, faccio dei numeri, un rapido conteggio, dovrebbe essere intorno ai 900, quanti appunto sono gli aventi diritto, dovrebbe essere 954. Esattamente. Se invece gli astenuti sono perché gliel'attribuisce il computer, se non viene espresso un voto, anche se il telecomando è spento, acceso, allora dobbiamo capire che cosa è successo. Ma andiamo a sentire, perché ci sono proprio la spiegazione in diretta, andiamo a sentirla. Si fanno le prove, non ha funzionato evidentemente, il receive non è arrivato, perché sostengono i tecnici che invece di 60 sono 120 secondi per recepire tutti i segnali. Facciamo un'altra prova, vediamo se questi 120 secondi arriva a questo received. Anche secondo me, avvocato, sono d'accordo con lei. Allora la nostra preoccupazione era ben fondata. È un déjà vu, mi sembra che le stesse problematiche si fossero presentate a Venezia. Dunque non sono 60 secondi, non abbiamo sbagliato noi perché le indicazioni erano queste, ma saranno 120, quindi 2 minuti per votare ciascuna mozione. Mi sembra un tempo esagerato, non vorrei che ci siano molti ripensamenti in quei 120 secondi. Vedremo. Vedremo se serviranno a portare consiglio all'avvocatura italiana. Noi per il momento ci fermiamo quei 30 secondi. I nostri tecnici informatici tra Carollo e Pontecorvo avrebbero risolto in un attimo il problema portandolo a 30 secondi. Assolutamente, anche forse 15 secondi, così almeno si decideva subito in fretta, rapidità. E forse anche qualcun altro, anche un presidente del consiglio che vuole dimezzare una camera, no? Infatti. Giusto una battuta. A proposito del presidente del consiglio, ne approfittiamo visto che c'è un momento di stasi in aula. A proposito del presidente del consiglio, di un referendum che andrà a incidere su quelli che sono gli equilibri delle istituzioni dello Stato, c'è proprio quest'oggi è stata battuta un'ansa per cui il TAR del Lazio ha convocato il Quirinale e Palazzo Chigi e anche il Viminale sul quesito, quindi si discute sul quesito, quel ricorso che era stato presentato al TAR, quindi va avanti. Credo che non potesse non andare avanti, nel senso che una volta che viene depositato un ricorso anche il più infondato dovrà essere esaminato. Adesso vedremo come che cosa avverrà. Speriamo noi avvocati di non dover arrivare a impugnazioni, i ricorsi che abbiamo sciorinato in questi mesi bastano, avanzano, quindi... Alcuni costituzionalisti avrebbero a che dire, pensa, il presidente della seconda sezione bis del TAR del Lazio ha convocato per domani mattina alle ore 10 la presidenza del Consiglio dei Ministri, la presidenza della Repubblica e il Ministero dell'Interno nell'ambito del ricorso promosso dal Codacons, quindi è il ricorso del Codacons che è stato almeno per quanto riguarda in via preliminare accolto, lo ha reso nota la stessa associazione difesa dei diritti dei cittadini. Il Codacons ha presentato infatti un ricorso d'urgenza chiedendo al Tribunale amministrativo misure cautelari urgenti volte ad ottenere la modifica del testo del referendum nell'esclusivo interesse dei cittadini. Che ci sia il profilo dell'urgenza per noi che siamo dei giuristi è evidente, perché se il 4 dicembre si vota bisognerà subito cambiare le regole in corso. Sulla fondatezza del merito non mi esprimo, mi pare che ci sia una norma che preveda che il quesito debba corrispondere al titolo della legge. Assolutamente sì. E quindi siccome la legge è stata approvata, però non vado oltre perché la questione è già spinosa, tecnicamente molto spinosa. Però staremo a vedere, anche perché è interessante vedere questo ricorso che di fatto non è previsto da un ordinamento, perché nel momento in cui si dà il proprio parere la Corte Costituzionale, perché mai bisognerebbe ricorrere a un TAR? Ah sì, questo è un'altra anomalia. Un po' anomalia del nostro sistema, per cui tutto è impugnabile e un giudice amministrativo può alla fine bloccare un campionato di calcio o un referendum dopo che altri organi più direttamente deciso. Interessati hanno provveduto. E oggi pensavo al fatto di questa, diciamo, sostanziale coincidenza: gli avvocati cambiano la propria carta statutaria, la propria carta costituzionale, che è lo statuto del congresso, proprio nel momento in cui anche il paese è chiamato a fare questo. E riflettevo sul fatto che forse istituire un senato poteva essere una soluzione, un senato dell'avvocatura, cioè mettere i presidenti degli ordini che stanno rivendicando un ruolo oggi in una sorta di senato che potesse avere
una specie di diritto di, non so se di veto che fosse una parola, ma di consultazione obbligatoria da parte dell'organismo politico, forse avrebbe potuto salvare capo e cavoli. Caro Domenico, questa avrebbe potuto essere una bellissima mozione Monterisi, che però non sarà votata a Rimini, eh. Dovresti attendere il prossimo congresso, però poteva essere assolutamente sì. Stanno scorrendo i 120 secondi necessari per un'altra prova dei telecomandi per il televoto. Noi, in attesa che i delegati si esprimano, ci fermiamo anche noi per 120 secondi. YouSlow Web Radio 331 3097 852, www.webradioyouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Collega, l'app fatta dagli avvocati per gli avvocati. Stai andando in tribunale per l'udienza e resti bloccato nel traffico? Hai un'emergenza dell'ultimo minuto e non sai come fare? Con Collega, la prima applicazione per avvocati e praticanti non sarà più un problema. Seleziona l'ufficio giudiziario, il giorno e l'ora, ed in pochi secondi otterrai un elenco di avvocati già disponibili. Niente più attese al telefono o colleghi irreperibili. Scarica gratis Collega, l'app fatta dagli avvocati per gli avvocati. Vai su www.collegaonline.it. Quadra, la soluzione gestionale in cloud per il processo telematico, a consumo o in abbonamento. Consultazione PoliceWeb, procedura semplificata del deposito telematico, notifiche PEC, pagamenti telematici, area penale, tutto in un unico ambiente. Visita il sito www.accessogiustizia.it. Per l'assistenza dedicata, chiama il numero 06 45 47 581. YouSlow Web Radio, la voce dell'avvocatura. Questo programma è offerto da Astalegale.net. È un punto d'accesso iscritto nell'elenco ministeriale e ha sviluppato appositi applicativi gestionali sia per i tribunali sia per i professionisti. Astalegale.net SPA è società leader in Italia nel settore della pubblicità legale, nell'informatizzazione delle procedure esecutive e concorsuali, nella realizzazione del processo civile telematico e nella gestione delle gare telematiche mobiliari e immobiliari. www.spazioaste.it, il sito per le vendite telematiche di astalegale.net SPA. YouSlow Web Radio 331 3097 852, www.webradioyouslaw.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo, da quasi 40 anni, lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. La distanza raffredda il conflitto. Teleskill Mediazione Online è l'unico software italiano convenzionato con la Cassa Nazionale Forense, appositamente progettato per replicare telematicamente un incontro di mediazione tradizionale in modo semplice ed intuitivo. Potrai creare incontri ed accedere alla tua stanza privata di videoconferenza lasciando le parti e gli avvocati nei loro uffici o a casa, ovunque essi siano. Allora cosa aspetti? Inizia le tue mediazioni a distanza comodamente dalla poltrona del tuo studio. Teleskill Mediazione Online. Richiedi l'offerta riservata agli iscritti della Cassa Nazionale Forense e contattaci al numero 06 45 43 8403 o scrivi a info@teleskill.net. YouSlow Web Radio.
la radio che non ti giudica, con telefonate in diretta. Scorrono i minuti anche in quella di Rimini, al Palazzo Congressi di Rimini, dove si sta tenendo il 33° Congresso Nazionale Forense. Scorrono i minuti perché sono già le 16:11 e si sta protraendo la prova dei telecomandi per procedere poi a quella che sarà eventualmente la votazione delle mozioni statutarie. Ricordiamo che in ballo c'è appunto la sopravvivenza, definiamola così, dell'organismo unitario della Avvocatura italiana, oppure una svolta per guardare in avanti, per tentare un rilancio, come l'ha definito il presidente del CNF Andrea Mascherin. Sì, siamo alla terza prova di voto, le prime due non hanno dato un esito tranquillizzante, inizio a guardare i volti un po' più tesi di prima, speriamo che questa terza prova, questi lunghi 120 secondi passino e si abbia un esito differente dalle prime due prove. Questo significherebbe che saremmo pronti per procedere quantomeno alle attesa presentazione. Eh sì, poi... perché adesso ci sarà la presentazione, ci potrebbero essere anche degli interventi a favore o contro. Assolutamente e sì. Mi sembra che... c'è un po' di movimento in sala, andiamo proprio ad alzare l'audio per renderci conto di quello che sta succedendo. Ci sono i telecomandi. Credo che ci siano gli stessi problemi di Venezia, ricordo perfettamente che ci chiedevano se erano accesi o meno i telecomandi. Una curiosità, vediamo se ti trovo preparato in questo, questi telecomandi funzionano non sicuramente a cavo, funzionano infrarossi penso? Sì, immagino proprio di sì, sicuramente di sì, li abbiamo visti trasportati appunto senza cavo dai delegati. E sembra un telecomando di un televisore a vederlo, esatto, sullo schermo. Quindi sì, è possibile che ci siano delle interferenze. Da quello che leggo dalle istruzioni si vota sì con il numero 1, non con il 2. La non espressione del voto, occorre non pigiare nessun tasto. E a votazione avvenuta, quando appare la scritta received, il voto è stato accettato, dunque c'è anche una conferma. Il contatore per il tempo restante per la votazione è arrivato a zero, era una votazione, la terza dicevamo, di prova, stiamo attendendo l'esito che non è ancora disponibile e questo, caro Domenico, mi fa preoccupare ulteriormente. Inizio a pensare che dobbiamo chiamare i ristoranti per rinviare di un'ora la cena. Assolutamente sì, una cena che, attenzione, ricordiamo che questa sera, anche come si dovrebbe concludere il programma della giornata, stasera ci sono due scelte, una di tipo, tutte e due di ambito di scelta di tipo culturale, ci sarà un concerto del jazzista Bosso, penso proprio qui al Palacongressi, e invece una cena sociale molto simbolica che è quella presso la comunità di San Patrignano. È una scelta che Giovanna Ollà ha fortemente voluto e difeso anche nell'ambito dell'ufficio di presidenza, e credo che sia anche più opportuno di tante vecchie cene di gala che probabilmente non hanno più ragion d'essere rispetto a un'avvocatura che ha cambiato volto. Ha cambiato anche veste, certamente. Una piccola osservazione, oggi mi è stato detto che dei 900 errotti di delegati soltanto 48 sarebbero infra 45 anni, e tu sai che la soglia per essere iscritto all'AIGA è quella di 45 anni ed è una soglia a mio avviso già molto elevata. E questo significa che nelle elezioni dei delegati non c'è stato quel ricambio che probabilmente è necessario. Tutti, moltissimi hanno parlato, presidenti degli ordini, presidenti di associazioni, dei giovani, delle difficoltà della giovane avvocatura, della proletarizzazione dell'avvocatura, però avremmo forse gradito che ci fossero più giovani a difendere direttamente i propri interessi. Io prendo la palla al balzo da... il tema che stavi trattando tu, quei giovani di cui abbiamo parlato questa mattina, ben 107.000 nel 2015 hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero, altri giovani oggi sono stati protagonisti in Italia, e con questo torniamo all'attualità, usciamo dal Palazzo Congressi di Rimini per qualche istante per raccontare dello sciopero che c'è stato quest'oggi. In 100.000 sono andati in piazza gli studenti. Basta bugie dal governo, questo lo spot che è stato lanciato dagli studenti. Beh, insomma, ci fa ricordare i tempi che furono, tutti quanti abbiamo qualche volta manifestato
quando eravamo studenti liceali o addirittura delle scuole medie. Il film si ripete, è opportuno, sempre piacevole l'impegno dei giovani, poi le ragioni saranno fondate o meno, o dipende dalle varie situazioni. 70 le piazze interessate in Italia, questa mattina studenti e studentesse sono scesi in piazza per rilanciare una stagione di mobilitazione in questo autunno che dal 7 ottobre si è aperta appunto proprio a partire da oggi in tutta Italia. Dalle scuole abbiamo voluto ribadire ancora una volta il nostro rifiuto nei confronti delle ricette del governo in materia di istruzione, a partire dall'assunzione dei danni fatti dalla buona scuola. Questo l'ha dichiarato Francesca Picci, coordinatrice dell'Unione degli Studenti. Ma ieri il presidente Mascherini ha parlato di un argomento molto interessante, quello del CNF che diventa uno dei pochi, anzi forse l'unico ordine professionale che abbia stretto un accordo con il Ministero dell'Istruzione per il progetto dell'alternanza scuola-lavoro. E credo che sia una delle iniziative migliori, più importanti assunte dal CNF, è opportuno darne conto. So che ci ha lavorato molto il vicepresidente Francesco Logrieco ed è sicuramente un'iniziativa importante, perché anche quando si parla di bullismo, di parità di genere, di rispetto dell'altro sesso o del diverso da sé, credo che gli avvocati possano essere sotto questo aspetto importanti nel far comprendere ai giovani quanto queste questioni possano poi avere anche delle conseguenze di ordine penale e comunque educativo importante. Proseguiamo con l'attualità. Mentre i tecnici sono al lavoro all'interno della sala congressi qui a Rimini, ebbene c'è una notizia che va data, purtroppo è una notizia purtroppo negativa. Sapete benissimo dell'uragano Matthew che sta colpendo il Centro America e il conto dei morti è salito addirittura a 572, un numero provocato appunto dal passaggio dell'uragano Matthew ad Haiti. Solo ad Haiti, quindi 572 morti. Beh, piove sul bagnato, sembrerebbe il caso di dire. Haiti non si è forse mai ripresa dal grande terremoto degli anni scorsi, è uno dei paesi più poveri del mondo, nonostante sia in una zona che accanto a sé ha delle differenze notevolissime, perché basta pochi chilometri per arrivare forse nella stessa Haiti dall'altro lato, Santo Domingo eccetera, che sono invece mete del turismo internazionale. E dunque un ricordo era doveroso anche nei confronti di questo evento purtroppo luttuoso che è avvenuto in Centro America. Domenico, a che punto siamo? Tu che stai monitorando la situazione? Mi sembra che sia in corso un'ulteriore prova. E quello, il discorso che abbiamo fatto oggi mi fa parlare anche del presidente del COA di Rieti, che stamattina è intervenuto, ha preso ovviamente tanti applausi perché ha raccontato la grande gara di solidarietà che gli avvocati italiani hanno intrapreso per aiutare le popolazioni colpite dal sisma di Amatrice e appunto del centro Italia. Ha raccontato che in pochi giorni sono state versate circa 80.000 euro sul conto corrente dedicato appunto al terremoto che è stato aperto dal COA di Rieti. Ricordiamo che noi come radio siamo stati immediatamente sulla notizia, abbiamo sentito il presidente di Rieti, abbiamo sentito il presidente Stefano Ghio del COA di Macerata e abbiamo un rapporto diretto con la collega De Cesare di Amatrice che sentiamo di volta in volta, ci aggiorna sullo stato anche della ricostruzione. Ma andiamo a sentire Andrea Mascherini diretta dall'aula, che sta parlando ai colleghi per dare un avviso, ma è un silenzio, avviso che scusate, ovviamente ci interessa anche per capire come proseguirà questa giornata. Sì, mi sembra una comunicazione di servizio, sentiamo che ci dice. Se non dovesse essere risolto il problema tecnico, procederemo alla votazione tramite schede che stiamo facendo predisporre. Questo ovviamente è solo nell'ipotesi in cui. Adesso potete lanciare i telecomandi verso il tavolo di presidenza. Andrea Mascherin è anche spiritoso quest'oggi. Diciamo che il déjà vu si sta completando. Anche a Venezia a un certo punto si pensò alla votazione per schede,
che è particolarmente complicata perché il voto dovrebbe essere segreto. E soprattutto bisogna vidimare tutte le schede. Bisogna vidimare tutte le schede, bisogna consegnare tutte le schede. Insomma, un'operazione complicata e tra l'altro si vota più di una volta perché le emozioni sono tante. Però a livello di sensazioni, avevi visto prima la Casiello molto tesa anche all'inizio della prima prova di votazione, mentre Mascherin già molto più disteso, già quasi sereno. Beh, penso che per Mascherin sarà il quindicesimo. Quindi è questione di esperienza, dici tu. Di cui molti fatti già dal segretario del Consiglio nazionale. Insomma, una grande esperienza. Probabilmente anche un approccio rispetto al problema più distaccato, nel senso che capisco che la presidente dell'OUA viva questa vicenda in maniera molto più personale. Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. E allora noi ci resta il tempo per mandare un nuovo jingle e poi non lo dico a te che sei veneto, ma insomma Mirella Casiello è tarantina, Andrea Mascherini è udinese, qualcosa significherà. Detto questa, dopo questa annotazione geografica, andiamo con i nostri jingle. Uslo Web Radio, powered by infordata.net. Visit the website www.infordata.net. Infordata, your technology partner. Visure in Camera di Commercio, Catasto e Conservatoria. Visure al PRA, anche con ricerca per nominativo. Informazioni investigative. Richiedi tutto con Lextel S.p.A. Un unico punto di accesso per le visure telematiche. Acquista on demand con un comodo conto ricaricabile. Iscriviti gratuitamente al sito www.lextel.it. Naturalmente. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Questo programma è offerto da Astalegale.net. È un punto d'accesso iscritto nell'elenco ministeriale e ha sviluppato appositi applicativi gestionali sia per i tribunali sia per i professionisti. Astalegale.net SPA è società leader in Italia nel settore della pubblicità legale, nell'informatizzazione delle procedure esecutive e concorsuali, nella realizzazione del processo civile telematico e nella gestione delle gare telematiche mobiliari e immobiliari. www.spazioaste.it, il sito per le vendite telematiche di astalegale.net SPA. Uslo Web Radio 331 3097 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni. Uslo Web Radio 331 3097 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni. E allora torniamo in diretta da Rimini per raccontarvi di un congresso che al momento rimane bloccato alle 16.25. Sono le 16.25 e il congresso è ancora in attesa di ottenere il via per quanto riguarda le votazioni. Dunque il sistema di votazione sta provocando qualche ritardo nei lavori e noi siamo pronti per andare in diretta con una telefonata che raggiunge direttamente la nostra inviata Clara Mazzarella. Clara, ci sei? Grazie, in effetti siamo tutti un po' in attesa perché i sistemi tecnici devono
maturare con i loro tempi e con i loro modi. Ma io intanto sono con l'ottima compagnia della collega, ma amica soprattutto, Matilde Mattozzi, direttamente da Marsala, consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Marsala. Matilde, siamo qui ad aspettare che i telecomandi funzionino. Sì, grazie Clara, siamo qui a aspettare che i telecomandi funzionino, sperando che si risolva quanto più velocemente possibile, perché siamo tutti in attesa di esprimere il nostro voto. La votazione, per quanto ci riguarda, è fortemente in dubbio, benché la Sicilia abbia preso a livello di Unione una posizione molto precisa. Fatto sì è che comunque abbiamo tutti la piena consapevolezza che si giocherà su una decina di voti, non di più. Senti, ma che impressione hai di questi giorni? Ieri? Oggi? L'impressione dal punto di vista organizzativo è certamente positiva, ci siamo fatta per questo piccolo intoppo che è successo, di grande ambasce sicuramente, perché appunto non essendoci contezza su quello che sarà il risultato, siamo qui tutti ad attendere se è effettivamente il momento di svolta della nostra avvocatura. Con che aspettative sei partita e che aspettative hai adesso? L'aspettativa è che quantomeno usciamo da qui con un risultato, quale che esso sia. Io ho profondo rispetto della democrazia e credo che vadano comunque rispettati i colleghi che vorranno, contrariamente a quella che è la posizione ufficiale della Sicilia, mantenere questo aspetto dell'organismo unitario dell'avvocatura. In ogni caso ritengo che quale che sia la decisione del congresso, proprio perché la massima assise debba essere rispettata. Grazie Matilde. Andrea, a te la linea. Grazie per questo contributo, Clara Mazzarella, un contributo che andava in diretta da quello che è il Congresso Nazionale Forense. Avete sentito tutta la tensione dei delegati che stanno attendendo per la votazione. Io direi però a questo punto di fermarci qui per quanto riguarda la prima parte della nostra trasmissione. Riprendiamo giusto il tempo di riavviare la pagina, di riavviare le trasmissioni. Dunque, voi che siete collegati sia da app oppure da internet attraverso il vostro browser web, potete ricaricare la pagina, ricaricare l'app e troverete la puntata in diretta della seconda parte di questo intenso pomeriggio della seconda giornata. Quindi Domenico Monterisi, diamo appuntamento a tutti, nel giro di 30 secondi saremo nuovamente online. Nel frattempo inizia un'ulteriore prova tecnica. Assolutamente sì, dunque non vi state perdendo nulla, Uslow Web Radio è sempre in diretta, rigorosamente in diretta, è collegata ovviamente con la sala congressi qui a Rimini per questo 33° congresso nazionale forense, un congresso nazionale forense che è in un momento di stasi per appunto la prova tecnica legata al sistema di votazione digitale. Dunque 30 secondi, torniamo online, voi ricaricate la pagina nel frattempo e poi saremo nuovamente in onda. La radio che non ti giudica con telefonate in diretta. Uslow Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni.